Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 6 ottobre 1922, volume 14. Dice Gesù a Luisa: il fiumicello di tutti i tuoi atti fatti nel mio volere, voglio che scorra nel mare immenso del mio volere. Scorra ogni tuo pensiero in esso, affinché ai riflessi della nostra intelligenza, che è il pensiero di ciascuno, si elevi su ciascuna intelligenza e ci dia l'omaggio di ciascun pensiero in modo divino. Le tue parole d'opere scorrano pure affinché al riflesso della nostra parola Fiat, che fece tutte le cose ed è parola di ciascuno, e ai riflessi della santità delle nostre opere, che è vita e moto di tutto, ci diano, elevandosi e sorvolando su tutto, la gloria di ogni parola e di ogni opera, con la nostra stessa parola Fiat e con la stessa santità delle nostre opere. Figlia mia, se tutto ciò che è umano sia anche un pensiero, non viene fatto nel mio volere, il piano umano non prende possesso, ed il fiumicello non viene formato, ed il mio volere non può scendere sulla terra per farsi conoscere e regnare. Onde io nel sentire ciò, continuò Lisa, gli ho detto: amore mio Gesù, possibile che dopo tanti secoli di vita della Chiesa, che ha messo fuori tanti santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra,
delle loro virtù e delle meraviglie che hanno operato? Non dovevano questi operare tutto nel divin volere, in modo da formare questo piano che tu dici? Stavi aspettando proprio me, la più inabile, la più cattivella ed ignorante, per fare ciò? Pare proprio incredibile. E Gesù: senti, figlia mia, la sapienza tiene mezzi e vie che l'uomo ignora, che è obbligato a piegare la fronte ed adorarla in muto silenzio. E non sta a lui dettarmi legge, chi devo scegliere, ed il tempo opportuno che la mia bontà dispone. E poi dovevo prima formare i santi che dovevano rassomigliarmi e copiare in modo più perfetto, per quanto allora è possibile, la mia umanità. E questo l'ho già fatto. Se i primi hanno cooperato alla mia redenzione, di salvare le anime, di insegnare la legge, di sbandire la colpa. No, scusate, ho messo un capoverso. Ora la mia bontà vuole passare oltre e vuole dare in eccessi più grandi di amore, e perciò voglio che le creature entrino nell'umanità mia e copino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Se i primi hanno cooperato alla mia redenzione di salvare le anime, insegnare la legge, sbandire la colpa, limitandosi nei secoli in cui sono vissuti, i secondi passeranno oltre, copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Abbracceranno tutti i secoli, tutte le creature, ed elevandosi su tutti metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me e riguardano le creature, portando tutte le cose alla prima origine della creazione ed allo scopo per cui la creazione uscì. Tutto è ordinato in me. Se la creazione la misi fuori, deve ritornarmi ordinata come uscì dalle mie mani. Già il primo piano degli atti umani cambiati in divini nel mio volere fu fatto da me, e lo lasciai come sospeso, e la creatura nulla seppe, meno che la mia cara ed indivisibile mamma, ed era necessario. Se l'uomo non sapeva la via, la porta, le stanze della mia umanità, come avrebbe potuto entrarvi dentro e copiare ciò che io facevo? Ora il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio. Che meraviglia che ho chiamato a te per prima! E poi è tanto vero che ho chiamato te per prima che a nessun'altra anima, per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso, le meraviglie di beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. Riscontra quante vite di santi vuoi o libri di dottrine, in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Al più troverai la rassegnazione, l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio, in nessuno lo troverai. Ciò significa che non era giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare, non si riscontra in nessun altro. Perciò sii attenta, la mia giustizia lo esige, il mio amore delira. Perciò la mia sapienza dispone tutto per ottenere l'intento. Sono i diritti, la gloria della creazione che vogliamo da te. Questa meditazione la potremmo chiamare, alla luce delle parole di Gesù, il tempo è giunto. Gesù in questa meditazione, dopo aver di nuovo esortato Luisa, nella maniera che vedremo, no, a entrare completamente nella divina volontà, imparando a far scorrere tutto, anche un solo pensiero, dice lui, nel volere divino, perché, Gesù usa questa immagine, il piano umano prenda forma e quindi il fiumicello dove possa scorrere il divino volere e quindi giungere sulla terra per farsi conoscere e regnare possa esserci. Questa è la premessa che Gesù fa. Questo ci fa anche comprendere quale attenzione richiede la vita nella divina volontà, no? Anche un pensiero. Dobbiamo imparare a far scorrere nel divin volere.
senza scoraggiarci, perché è mia, insomma, penso, personale opinione, ma credo fondata, che a meno che non ci non intervenga direttamente un dono straordinario, ecco, di grazia, la divina volontà sia un cammino, potremmo chiamarlo il cammino della divina volontà, no? Quindi un itinerario che ci porti poi alla perfetta fusione in essa, gradualmente, non credo dall'oggi al domani, insomma. Quindi, per quanto io sia sempre molto cauto nelle affermazioni, insomma, affacciandomi in un mondo appunto divino, e fino certamente a un annetto fa, a me del tutto ignoto, mi sembra però di poter fare questa affermazione, no? Ecco perché è sempre necessaria, come dire, una grande umiltà, cautela, insomma, anche sia nel linguaggio che usiamo, sia anche nei pensieri, nella percezione di noi stessi che facciamo, no? Ecco, è sempre bene dire: ho accolto l'invito a conoscere la divina volontà e a camminare in essa, e sto cercando di entrarvi. Questo penso che chi abbia già fatto la risoluzione di mettersi appunto in cammino, lo possa, lo debba dire, no? Beato chi trova in te la sua forza, dice un bellissimo salmo, e decide nel suo cuore il santo viaggio. È importante che il santo viaggio sia deciso fermamente, e poi, passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, cresce lungo il cammino il suo vigore, ecco, finché compare davanti a Dio in Sion, finché, possiamo parafrasare, non giunga questa sospirata unione con la divina volontà e questo regno della divina volontà nell'anima. Ecco, quindi fino al punto in cui anche un pensiero possa essere divino, no? E divino sotto tutti i punti di vista, sempre secondo la mia percezione, no? Quindi divino perché ho chiamato Gesù nel mio pensare, ho chiamato la divina volontà, ho chiamato la divina Maria nel mio pensare, ecco, ma divino anche perché i pensieri scorrono nel divin volere in quanto puri, quindi come pensieri certamente umani, cioè in quanto appartenenti all'uomo, ma scevri di volontà umana, quindi non soltanto pensieri impuri, pensieri peccaminosi, pensieri di giudizio, pensieri di mormorazione, ma anche, ecco, pensieri umani, no? Ecco, tipo, era meglio che questo non accadeva, o tipo i pensieri alla San Pietro dopo il primato, no? Ecco, i pensieri di escludere la croce, la sofferenza, eccetera, eccetera, no? Pensieri divini sono anche pensieri santi, sono pensieri di carità, sono pensieri di fede, sono pensieri di abbandono, sono pensieri di edificazione del prossimo, sono pensieri di coraggio, di speranza, ecco, di non disperazione, di non sconforto, scoraggiamento, depressione, angoscia. Peggio ancora disperazione, quindi questa congerie. Io penso che nell'entrare nel regno della divina volontà tutti dobbiamo farci attenti a due cose, no? Che sono tra l'altro molto importanti in questo mondo, che sono i pensieri e i possibili peccati di omissione. E noi sappiamo quanto la vita nella divina volontà consiste nel prendere gli atti di Gesù, rifare, copiandoli, come qui stesso lui dice, gli atti di Gesù, e anche però fare tutto quello che le persone non hanno mai fatto, no? E nella divina volontà, questo modo particolare di pregare di cui parla Gesù, che ha insegnato lui stesso, no? E che deve piano piano diventare l'anima della nostra preghiera. È evidente che ha degli atti particolari, no? Perché facciamo sempre gli stessi esempi, quindi fare un giro nel Fiat Creante, oppure fare un atto di rassegnazione alla volontà di Dio, oppure mettere un ti amo lì dove vediamo situazioni, insomma, di difficoltà,
sono degli atti propri, ecco, certamente, no? Che informano anche tutta la preghiera che facciamo. Viene divina volontà nel dire il mio rosario, viene divina volontà nel mio salmodiare, per chi recita l'ufficio divino, nel mio partecipare alla Santa Messa, nel mio celebrarla, nel mio fare la Santa Comunione, eccetera, eccetera, no? Ripeto, è sempre un lavoro a 360 gradi da compiere con decisione, con risoluzione, ma sempre serena, pacifica e pacata, no? Qui senza farsi prendere, io la chiamo anche nella vita interiore, dall'ansia della prestazione, no? Quindi tutto deve avvenire sempre con pacatezza, con calma, ecco, senza agitazione, ossia dentro il mare pacifico della divina volontà, che sappiamo essere pace assoluta, no? In tutto e per tutto. Ecco, ora poi passiamo all'obiezione che Luisa fa. Dice, ma amore mio, con tutti i fior di santi che ci sono stati nella storia della Chiesa e con tanti secoli di storia della Chiesa, dice, ma non dovevano essere loro ad essere destinatari di questo grande dono, ma tu stai aspettando me, la più inabile, la più ignorante, no? E questi sono i grandi misteri dell'Altissimo. Cioè, ci sono delle volte in cui Dio fa delle cose umanamente sbalorditive, no? Cioè l'obiezione di Luisa è un'obiezione che nasce da un cuore, ecco, evidentemente ammirevole, no? Ma è comprensibile, nasce un pochino in tutte le persone che sono chiamate a delle cose un po' particolari da Dio. Dice, ma signore mio, ma proprio a me, una cosa di questo genere, ancor più quando si trattasse di cose come in questo caso, è assolutamente. Cioè, Luisa, non, forse non l'avrebbe mai detto né pensato in vita, ma Luisa di fatto è stata destinataria di grazie e di doni mai visti prima, quindi aveva l'esclusiva, era unica, d'accordo? Ecco, dopo di lei possiamo pensare, pregare e sperare che questo dono sia condiviso e almeno inizi ad essere vissuto da qualcuno, no? Però certamente affacciatasi lei, stava vivendo queste realtà come personali, quindi è comprensibilissimo il suo stupore, no? E Gesù risponde a questa obiezione in parte spiegando, in parte non spiegando, cioè facendo riferimento, in ultima analisi, all'autorità della divina volontà stessa, nel senso che agisce secondo i segni della sua sapienza che l'uomo ignora. Questa è un'altra componente fondamentale. Io parlo alla luce di 13 anni e mezzo ormai quasi di esperienza sacerdotale e questa cosa comincia sempre a farsi chiara. Cioè, guai a noi se inscatoliamo Dio nei nostri schemi mentali e ci aspettiamo che lui agisca e faccia e decida così come agiremmo, faremmo o decideremmo noi. Deus semper maior, dicevano i santi padri. Cioè Dio è sempre più grande di qualunque cosa possiamo dire o pensare di lui. E l'uomo ignora i mezzi e le vie che lui ritiene. Anzi, San Paolo ci dà una dritta su questo, no? Nella lettera, la prima lettera ai Corinzi, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto nel mondo ciò che è nulla e ciò che è disprezzato per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa vantarsi davanti a Dio. Pensate anche a no, so, pastorale di Fatima, dato che stiamo nel 2017, insomma, cioè, quelli potevano dire, ma ti pare che la Madonna va a apparire proprio a me? Eppure è apparsa proprio a loro, no? E non era, diciamo così, in questo caso un unicum. E continua Gesù, dinanzi a questa rivelazione della sapienza divina, l'uomo è tenuto a piegare la fronte ed adorarla in muto
Silenzio. Cioè, le spiegazioni che Dio ha dato sono queste. Anzitutto, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. La citazione di San Paolo che ho appena detto, e il ricordo, quindi capite anche la confidenza e la misericordia di Gesù, non devono mai farci dimenticare queste cose, no? Non sta a lui dettarmi leggi. Noi non possiamo mica dire a Dio, perché hai fatto così, dovevi fare colà. Ma non esiste. Non sta a lui dirmi chi devo scegliere. Le scelte, le elezioni vengono fatte dal cielo, con criteri solo in parte conosciuti da noi. Pensiamo alla scelta biblica del re Davide, no? Quando Samuele andò da Jesse, Davide, che era il più piccolo, poco più che adolescente, stava pascolando le greggi, Jesse non ha manco chiamato, d'accordo? Pensava subito che il primogenito, bello, prestante, alto, possente, era lui il re, d'accordo? E invece, non guardare al suo aspetto, ma all'imponenza della sua statura, perché io l'ho scartato, l'uomo guarda l'apparenza, il Signore invece guarda il cuore, è quello che Dio dice a Samuele dopo che Jesse gli presenta il primogenito, no? E alla fine, tutti i figli, non c'era nessuno, Samuele dice, ma come mai? Oh, Dio mi ha detto che devo ungere un re dai tuoi figli, qua non è nessuno di questi con me. Dice, ma guarda che ce ne starebbe pure uno, il più piccolo che sta a pascolare il gregge, vado subito a chiamare. E appena Samuele lo vede, alzati e ungilo, è lui. E poi vediamo, insomma, anche dalla vicenda biblica che Davide è stato un grandissimo, come dire, un grandissimo uomo di Dio, no? Sotto molti punti di vista, però ne ha anche combinate alcune, con tutto il rispetto, perché insomma è un grande dell'Antico Testamento, non indifferenti, no? Cioè, l'adulterio e l'omicidio nel celebre episodio con Bezzabea, no? Quindi, che vogliamo fare? Dice, ma signore, scelto come re di Israele, l'hai confermato per 40 o rotti anni sul regno del più grande re di Israele, quest'uomo che è stato capace di fare queste stupidaggini? Non si fanno queste domande a Dio. Non spetta a lui dirmi chi devo scegliere, né il tempo opportuno che la mia bontà dispone. Perché nel 2000 e non nel 1421? Domanda illegittimo. Dio non risponde mai a queste domande. Fatte queste premesse, vedete, quindi anzitutto dinanzi ai piani di Dio ci si relaziona in questo modo. Poi dice, dovevo prima formare i santi che dovevano rassomigliarmi, vedete, copiare in modo più perfetto per quanto sta in loro la mia umanità. Cioè, allora, il fiat redimente, quindi i santi che sono vissuti sotto il regno del Fiat Redimente, avevano l'incarico di copiare l'umanità di Gesù. L'abbiamo visto anche nelle meditazioni precedenti, no? Quindi l'imitazione di Cristo, la partecipazione alle sue sofferenze, la predicazione penitenziale, eccetera, eccetera, no? Ecco, ora tutto questo non viene, non dobbiamo mai pensare alla distruzione del precedente. Credo in qualche altra meditazione ho fatto riflettere, dico, pensiamo alla sapienza della Chiesa, per esempio con l'Antico e con il Nuovo Testamento. Non è che con l'avvento di Gesù il Vecchio Testamento viene distrutto, no. Il Vecchio Testamento viene ribadito e completato, d'accordo? Quindi tutte le altre interpretazioni fuorvianti, adesso arriva la divina volontà, quindi per esempio non facciamo più penitenza, perché cioè il Fiat ormai dobbiamo imitare le azioni della divinità nell'umanità di Gesù. E quindi la penitenza non serve più. No, questa è un'interpretazione fuorviante, cioè si va oltre, d'accordo? Quindi copiando ciò che faceva l'umanità di Gesù nella divina volontà, e quindi imparando questa vita interiore, ecco, di perfetta e continua unione al divin volere, di continua rinuncia a se stessi e di continua glorificazione in tutti gli atti e pensieri. Della Santissima Trinità. E chiaramente queste anime, dice Gesù, si stagliano, come dire, in orizzonti più grandi, l'abbracciare tutti i secoli, perché se si vive uniti alla divina volontà, cessano le barriere del tempo, tutte le creature, perché cessano le barriere dello spazio, no? E
e si ripristina l'ordine voluto da Dio nella creazione, creazione in cui, come sappiamo, aveva dotato l'uomo, anche se non soprattutto del dono, poi perduto, della divina volontà. Poi Gesù spiega ancora, è inutile che mi viene chiesto come mai così tardi, no? Perché i miei atti, quindi gli atti che ho fatto nella divina volontà, che sono rimasti per un certo periodo in sospeso, semplicemente perché nessuno li è andati a copiare e a prenderli per sé, erano conosciuti soltanto dalla mia Santissima Madre, perché se l'uomo non sapeva la via, la porta, quindi se non si studiava prima bene l'umanità di Gesù, che deve rimanere oggetto di studio? Ecco perché le ore della passione, la meditazione sulla passione e comunque tutto quanto e il perdurante impegno e sforzo ascetico di conformarsi in tutto alla divina volontà deve rimanere, ma deve essere sublimato e superato, superato nel senso di ribadito e vissuto, ma vado anche oltre, entrando appunto dentro gli atti compiuti dall'umanità di Gesù nella divina volontà e copiarli. E questo darà e dà infinitissima gloria a Dio, gli dà il contento di vedere quello che lui avrebbe voluto vedere ovunque, creando l'universo e l'umanità in particolare. Ed è anche la perfetta felicità di chi la vive questa cosa, eh? Abbiamo visto anche nella meditazione di ieri i contenti che Gesù si prende e che dà all'anima che vive nel divin volere. Quindi nessuna meraviglia di aver chiamato lei per prima e un'altra cosa. Diciamo il segno che questa cosa è stata da Gesù per i suoi arcani disegni inaugurata da Luisa. La invita. Riscontra quante vite di santi vuoi, liberi di dottrine, in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Dice al più, troverai la rassegnazione, l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio non lo troverai. Ciò significa che non era giunto ancora il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, cioè negli scritti non c'è, cioè prima degli scritti non c'è traccia di questa dottrina, non c'è. Ci sono qua e là qualche prodromo, ecco. Ci sono gli indizi, ci sono le vie, anche nella Sacra Scrittura è piena ovviamente di questo, ma a livello esplicito, chiaro, diretto, Gesù afferma che non ci sono. Quindi se qualcuno, facendo un'indagine, chiaramente sto parlando per assurdo, no? Perché io credo che sia Gesù che parla in questi scritti e Gesù non mente, evidentemente, no? Quindi se qualcuno potesse dimostrare il contrario, ecco, raccolga questa sfida però lo devi dimostrare bene, chiaramente, il contrario, eh? Dimostrazione che non sarà possibile. Quindi chiediamo sempre allo Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere la grandezza della nostra vocazione ad entrare in questo regno sublime del divino volere.
O Divina Maria, questa meditazione cade nel giorno in cui la Chiesa celebra nella liturgia la tua nascita sulla terra. Ecco, il tuo apparire sulla terra, anche se nessuno lo sapeva, era anche il riapparire sulla terra con la tua uscita alla luce del regno della Divina Volontà, che tu già dai tempi del concepimento vivevi perfettamente nella tua anima. La prima della razza umana, molti secoli prima di Luisa, a riavere questo immenso dono, cosa che ci provoca una grandissima gioia e che ci sprona, ecco, a supplicare te di farci entrare in questo regno tutto divino, di ottenerci le grazie di poter comprendere come ci si muove, come si cammina nella Divina Volontà, come si entra in questo regno e quali sono gli atti da compiere, qual è l'importanza di essi, il primato dell'interiorità, della vita di unione con Dio e questa perfetta, ecco, unisonanza, ecco, comunione assoluta di intenti con i divini voleri. Vieni tu a fare tutto con noi e in noi, prendici per mano e illuminaci e portaci dentro il regno felicissimo del Divino Volere. È bene ricordare quei passaggi biblici in questa giornata circa il fatto che Dio sovrasta la nostra intelligenza e che non deve dare spiegazioni su persone, tempi, luoghi e momenti. Questo si gioca con una grandissima umiltà da parte nostra che dobbiamo esercitare e bene, ecco, per non cadere nel rischio di farci delle false immagini di Dio. Ecco. Il Fiat creante ha creato tutto ad immagine di Dio e l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ecco. Noi che siamo creature non dobbiamo avere la pretesa di creare noi un Dio a nostra personale immagine e somiglianza, no? Per poi andarlo magari anche a sbandierare, insomma, o a proporre in giro come se fosse il Vangelo, ma tale non è solo quello che c'è dentro la nostra piccola e limitata testolina. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.